Questo secolo è il secolo vostro, ragazzi, tutto il secolo, no? Al 2100, con il allungamento della vita, voi sarete ancora qua. Pertanto, in questo lungo viaggio, certamente uno deve attrezzarsi, no? E quando io vado al Cile, perché io sono cileno, prendo tutte le cose che considero che sono importanti per questo viaggio. Anche io conosco un po' la terra, pertanto so un po' la geografia per la quale viaggerò. La vita non è, diciamo così, nel senso che molte volte il viaggio si fa viaggiando. Come dice il poeta spagnolo, camminante non ha il cammino, se ha il cammino ad andare. No? Camminante non c'è il cammino si fa ad andare. E noi abbiamo pensato che l'educazione di questo di oggi è insufficiente, nel senso che il mondo sta cambiando a una velocità straordinaria. E ci troviamo davanti a un avanzo della scienza, della tecnologia, che è veramente impressionante. Anzi, la maggior parte del mondo sta completamente fuori da questi sviluppi. Per esempio, l'intelligenza artificiale. In questo secolo si parla dell'intelligenza artificiale forte, no? C'è un scrittore, Ray Kurzweil, che ci parla di un concetto che si chiama la singolarità. La singolarità è il momento nella storia dell'umanità nel quale l'intelligenza sviluppata dalle macchine supera l'intelligenza umana. E questo sta succedendo oggi. E anche, di fatto lui dà una data, 2045, osservando tutto lo sviluppo esponenziale che c'è nel campo della informatica, in particolare dell'informatica, e di tutto ciò che l'informatica penetra. E lui dice nel 2045 si arriverà al momento nel quale si produce la singolarità. E si comincia un'altra evoluzione della umanità. Quello è uno sviluppo. Se non è il 2045 non interessa, se è il 2150, ma è quello il percorso dove si sta andando avanti. E questo è solo l'informatica, dall'altra parte c'è la genetica. Edward Wilson, un filosofo sociale, ci parla di che in questo secolo la umanità arriverà a ciò che lui chiama la evoluzione volitiva. In altre parole, il progresso della genetica sarà tale che noi potremo prendere controllo della nostra propria identità. A quel punto, come si dice, la umanità comincia a giocare Dio, no? Comincia a costruire sul proprio futuro. Okay? Oggi si parla molto della genetica sulla base delle malattie. E è vero che se una persona dice io ho scoperto il gene, no, che è colpevole dell'Alzheimer, se questo è ovviamente molto benvenuto, la intervenzione per eliminare, no, quella piaga della malattia, no? Ma noi sappiamo che gli esseri umani, no, vivono in un mondo di grande contraddizione e sappiamo che questo tipo di capacità si utilizzerà per fare ciò che si chiama il human enhancement, che è come il miglioramento umano, però delle capacità come della memoria, la capacità della creatività. Tutto questo sta succedendo adesso, si sta studiando, si stanno sviluppando dei materiali, tecniche per fare queste cose, no? Anzi, tutto questo si fa, questa tecnologia, che uno potrebbe dire è straordinario il successo umano su questa base, no? Però se questo si fa quando abbiamo un mondo dove la diseguaglianza è enorme e crescente. Oxford ha stimato adesso che il 1% della popolazione del mondo ha la stessa ricchezza del 50% dal basso. Cioè, il 1% ha la ricchezza di 3,5 miliardi di persone. Si è stimato che 80 miliardari più, diciamo, grandi del mondo hanno anche una ricchezza simile al 50% dell'umanità. Una concentrazione di potere enorme. 47 aziende transnazionali
sono responsabili del valore economico del 40% del valore economico di tutte le transnazionali. Un altro anno ha successo nel quale il deterioro ambientale continua a rompere record e record, nuovamente in anno più caldo, e sono tanti momenti in questo succede. Bueno, questo mondo così complesso ha bisogno di una educazione che non sia solo conoscenza. Questo è il punto, no? Che non sia solo la conoscenza standardizzata, la matematica, la fisica, la grammatica, queste cose. Ha bisogno di persone che siano creativi, che abbiano una capacità critica, che siano capaci di capire ciò che sta succedendo per poter partecipare nel sviluppo di ciò che succede nel pianeta. E questo per noi è diventato l'educazione per la vita. L'educazione per la vita ha tre elementi di contenuto. La conoscenza standardizzata che conosciamo bene del mondo della scuola e dell'università e che sta in una trasformazione didattica forte. C'è tutta la nuova tecnologia, no? È un altro campo della tecnologia che ha cambiato tutto. Dopo c'è le competenze per la vita. Più di un quarto del secolo che si parla già della creatività, dell'innovazione, dell'imprenditorialità, del lavoro di squadra, della leadership. Si parla di questo come le competenze chiave per la vita del XXI secolo. Ma la scuola fa fatica a incorporare questo tipo di competenze nel sistema curriculare. E il terzo grande livello, che io credo che in Italia è ancora più importante, sono i valori fondamentali di una cittadinanza responsabile, dove parliamo dell'integrità, della solidarietà, infine, di tutte le migliori dimensioni della nostra umanità. Questo quasi non esiste semplicemente in un quadro curriculare della scuola. Dopo parliamo di tre ambienti di apprendimento, molto conosciuto da molto tempo, lifelong learning, e l'apprendimento in lungo arco della vita, perché il mondo che sto descrivendo avrà bisogno di un apprendimento costante. Dopo, apprendimento in tutti gli ambiti della vita, che si chiama life wide learning, apprendimento in tutti gli ambiti della vita. Oggi si parla di alternanza scuola-lavoro, ma qui il territorio, non la scuola, la casa, infine, tutto diventa un apprendimento per questo viaggio della vita. E finalmente l'apprendimento trasformativo, lifelong learning, quello che si porta fuori di un pensiero chiuso in una forma di vedere il mondo che ci paralizza verso un pensiero completamente aperto dove la curiosità, la sperimentazione, dove le parole nuove come l'antifragilità, la resilienza, infine, c'è tutto un insieme di parole che adesso descrivono la importanza di un pensiero aperto per mettersi in gioco, per essere un protagonista e partecipare nella costruzione della comunità e del mondo. Ora, noi pensiamo che abbiamo creato un ambiente per attrezzare, no, ai ragazzi e alle persone per questo tipo di educazione. E questa è la palestra della innovazione che c'è qua, che è un insieme di laboratori, innanzitutto un insieme di attività, di funzioni. E la prima che noi privilegiamo è precisamente l'autoconsapevolezza. L'autoconsapevolezza sulla base del discorso che stavo facendo. Quali sono le difficoltà di oggi, del mondo di oggi? Quali sono le caratteristiche del mondo di oggi? C'è bisogno di avere una consapevolezza di queste cose. Quali sono il tipo di pensiero, la pensatura che dobbiamo prendere per questo viaggio, no? Quali sono ciò che si chiama l'excess baggage? Excess baggage, no? Le cose che vanno all'interno del nostro bagaglio che non dovrebbero essere là, perché si paralizzano. In altre parole, sto parlando delle paure, la paura del ridicolo, la paura di fallire. Tutte queste paure, la paura di vedersi in gioco, ci bloccano e pertanto non ci permettono di giocare. Pertanto ci sono cose che dobbiamo eliminare, cose che dobbiamo imparare, e c'è la tecnologia. La tecnologia, i nuovi lavori, la carriera non esiste più. Oggi si parla già da 20 anni della carriera senza confine, nel senso che le persone vanno viaggiando da una carriera in un'altra. L'altro giorno un amico in una conferenza mi diceva i millennials, no? La generazione dei millennials o la generazione Y, in Stati Uniti, e mi diceva guarda che loro stanno cambiando lavoro ogni 18 mesi. Pertanto uno può rendersi conto che non può prendere, no, una attrezzatura che è statica, deve essere una attrezzatura dinamica che permette di viaggiare quel percorso e che permette a te, no, di scegliere qual è il percorso. Ovviamente in Italia la situazione è un po' differente perché qui non si sceglie il viaggio, no? Qui molto,
molte volte te lo scegliono per te, semplicemente tu perdi il lavoro, devi andare via e ricostruirti. Ma questo mondo è il mondo della passione per la vita. E noi faremo vedere mentre i bambini e i giovani si attrezzano per il viaggio della vita già, no? E il tipo di spazio che abbiamo costruito e con un'intenzione di farvi vedere anche dove ci saranno i lavori del futuro. E con questo io finisco, vi lascio lavorare e andiamo anche a vedere la palestra di innovazione. Grazie.